6 marzo, nella cattedrale di Massa, si sono svolti gli esami finali per due studenti della scuola diocesana di Organo, Alessandro Grassi della parrocchia di San Giovanni Battista in Fossola e Federico Orsini della parrocchia di San Lorenzo a Malgrate. Entrambi gli alunni hanno concluso con successo la prova d'esame. Infatti, dopo aver sostenuto un esame teorico sulla liturgia, i due studenti hanno eseguito alcune composizioni del repertorio classico, tra cui Bach, Pachelbel e Franck, al grande organo a tre tastieri che si trova in cattedrale. Ad ascoltare l'esecuzione degli studenti, la commissione esaminatrice, composta da Don Luca Franceschini, direttore della scuola e delegato diocesano per la musica sacra, Laura Casoli, vice direttrice della scuola, Ferruccio Bartoletti, docente d'organo, ed Enrico Barzanti, organista e organaro lucchese. Al termine della prova, Monsignor Gianni Ambrosio, amministratore apostolico della diocesi, si è complimentato con gli studenti per la notevole iniziativa e per i risultati ottenuti. Ecco, abbiamo fatto oggi, sabato 6 marzo, l'esame per il diploma della scuola d'organo di due nostri allievi. E la scuola d'organo opera dal 2001 nella nostra diocesi e già diversi studenti hanno raggiunto il livello del diploma, poi dopo il diploma hanno continuato a studiare per perfezionarsi e alcuni di loro hanno anche conseguito il diploma al conservatorio. Credo che sia davvero un'esperienza importante sia per la formazione personale e anche liturgica, perché l'esame di diploma comprende anche l'esame di liturgia di operatori delle nostre parrocchie, ma anche una opportunità per il nostro territorio di offrire una maggiore conoscenza anche del patrimonio organario delle nostre chiese che custodiscono preziosi strumenti. La mia esperienza nella Scuola Diocesana di Musica Sacra è un'esperienza che è iniziata 4 anni fa per una volontà di approfondire lo studio dell'organo e lo studio dell'organo nella liturgia, perché già da tempo facevo l'animatore liturgico in parrocchia, però volevo approfondire lo strumento. E se all'inizio è iniziata come una voglia di approfondire l'uso dello strumento nella liturgia, poi nel tempo si è trasformata anche nell'approfondimento della letteratura organistica, e devo confessare che questo approfondimento della letteratura organistica mi ha entusiasmato e mi ha aperto dei nuovi orizzonti e ha dato anche qualche piccola soddisfazione, nel senso che poter avere la possibilità di suonare determinati brani e di determinati autori anche su organi tipo questo qua della cattedrale è sicuramente una grande soddisfazione. E quindi, a chiusura di questo percorso, che poi speriamo possa essere un inizio, mi posso ritenere molto soddisfatto e molto contento di quello che è stato fatto. La Scuola Diocesana di Musica Sacra è l'organismo che ha lo scopo di educare, in particolare i giovani, alla partecipazione alla liturgia anche attraverso il canto e la musica, nonché a comprendere meglio il patrimonio della tradizione della Chiesa Cattolica relativamente alla musica stessa nella liturgia. Ecco, oggi si è compiuto un percorso di questi organisti che sono formati dalla Scuola Diocesana. È un percorso che porta l'organista della Chiesa ha una conoscenza, e questo è quello che abbiamo fatto in questi anni, ha una conoscenza maggiore sia dell'aspetto organario dello strumento, quindi anche l'uso dei registri e non solo, che l'aspetto tecnico, quindi l'uso adeguato della pedaliera, l'uso adeguato appunto dei manuali, la tecnica organistica in generale. E, importante anche naturalmente come organista della Chiesa una formazione per quanto riguarda l'accompagnamento liturgico, quindi l'uso dell'organo all'interno della liturgia, quindi si parla sempre dell'uso delle registrazioni, dei registri dell'organo all'interno della liturgia e appunto l'uso in generale, insomma, che viene fatto per l'accompagnamento corretto del canto liturgico. È molto importante e rilevante ed evidentemente la parte organistica, della letteratura organistica, quella che porta poi agli organisti a conoscere meglio lo strumento. Quindi oggi hanno eseguito musiche del repertorio barocco e anche le musiche del repertorio romantico per il doppio uso dello strumento, che l'uso barocco, diciamo, delle registrazioni aperte e quindi dei registri del grand'organo, del positivo, che sono appunto i manuali dello strumento, e l'uso della cassa espressiva, quindi con la musica romantica, quindi una visione completa dello strumento in tutte le sue sfaccettature dinamiche.
La Scuola Diocesana di Musica Sacra, e in particolare il corso d'organo, si propone come strumento per la formazione di coloro che nelle chiese svolgono o desiderano svolgere il compito di organisti, curandone la preparazione musicale, liturgica e la conoscenza dello strumento nella sua ricchezza timbrica e nella sua evoluzione storica. Allora, ho frequentato il corso di musica diocesana per una necessità personale, perché un corso molto ben fatto, strutturato. Consiglio a tutti di partecipare alla Scuola Diocesana di Musica Sacra, prima di tutto per gli insegnanti, Don Luca Franceschini per quanto riguarda il reparto liturgia, e il maestro Ferruccio Bartoletti per quanto riguarda la parte tecnica. Una bella esperienza che consiglio a tutti. La scuola d'organo si propone infine anche per chi non ha alcuna conoscenza della musica e deve così iniziare col solfeggio e i primi passi sul pianoforte, sia per chi, sapendo già suonare, vuole imparare a suonare anche l'organo.